Filippo Lanza, è arrivato il momento di dire la tua anche in azzurro. Sì, siamo arrivati, a Kyoto, dopo lo spostamento da Osaka. Oggi faremo il nostro primo allenamento, sicuramente dobbiamo un po' riprenderci dal jet lag che è stato impegnativo, qua ci sono 8 ore di differenza. Il ritorno in azzurro è sempre un piacere. Ho lasciato l'ultima partita con Cuneo a Trento, adesso siamo qua con l'Italia con un nuovo obiettivo, una nuova manifestazione da affrontare e sarà sicuramente un onore poter aiutare la nazionale e comunque combattere queste partite. La tua carriera ha avuto un'accelerata negli ultimi mesi, diciamo, da primo cambio giovane di una squadra importante come è stata Trento che ha vinto tutto, sei diventato titolare e forse anche protagonista, fra i migliori protagonisti in campo. Sì, è stato veramente un balzo in avanti. L'occasione che ho avuto quest'anno sicuramente è per me un'occasione unica che voglio sfruttare in tutti i modi. Ovviamente adesso la nazionale con un po' di infortuni e acciacchi mi vede anche con la possibilità di entrare spesso o di giocare delle partite. Questo per me rientra nelle grandi possibilità, nelle grandi occasioni. Spero di sfruttarla al massimo, sicuramente farò del mio meglio per farlo. Tu ci credi in te stesso come giocatore? Molto, molto. Sono uno che ha molta fiducia in se stesso e ci prova sempre. Poi i conti si vanno fatti sempre alla fine. Però per adesso sono contento. Sei superstizioso? Per niente, proprio per niente, anzi un po' da fastidio la superstizione, però c'è chi crede. Qual è la passione tua più grande al di là della pallavolo? Beh, in realtà curo tante cose, non una in particolare. La pallavolo fa parte della mia vita, quella cerco di curarla al meglio e poi ce ne sono tante altre che sono comunque parte della mia vita e le curo ogni giorno. Filippo Lanza, cosa vede nel suo futuro prossimo con la maglia azzurra? Sicuramente una presenza costante, una lunga possibilità di carriera con la nazionale. Anche solo il fatto di esserci sarebbe per me un grande obiettivo raggiunto e man mano si andrà avanti sempre di più stare all'interno del campo e portare a casa grandi risultati come questa nazionale ha fatto e ha sempre fatto e sono contento di essere qua appunto. Un primo impatto con il Giappone, che cosa ti è rimasto impresso? Per ora abbiamo visto gran poco, però appunto è una cultura che mi piace molto, mi incuriosisce, hanno un'arte interessante, curiosa, e sono molto educati e rispettosi ed è una qualità che delle persone apprezzo veramente molto e adesso vedremo di scoprire ancora di più man mano che stiamo qua.